Welcome to Mirror TV! Ragazzi, oggi si parla di questo uomo qui che ora apparirà a farmi compagnia. Dolph Ziggler, sì, proprio lui, l'autoproclamandosi perfetto, sembra essere il nuovo in quel periodo, no? Come l'anno scorso, siamo più o meno nello stesso mese, perché addirittura Dolph Ziggler lasciò la WWE a dicembre con quel segmento dove consegnò il titolo degli Stati Uniti appena conquistato, per poi riapparire un mese dopo alla Royal Rumble, come avevo pronosticato tra parentesi. Ora invece le notizie sono un pochino diverse, l'arco narrativo stesso di Ziggler è un pochino diverso, anche perché in questi mesi si è conquistato davvero tanta bella roba nello show rosso, tanti bei pezzoni, tanti bei segmenti, soprattutto in compagnia di Drew McIntyre, no? Lo psicopatico scozzese, insieme hanno vinto anche i titoli di coppia, poi si sono separati un po' la cazzo di cane, sì, Ziggler sembrava essere tornato face, quando in verità sembra che la WWE abbia seguito un po' i miei ragionamenti, Ziggler face non avrebbe potuto aiutare più di tanto, quindi teniamo un po' Twinner. Ora però le notizie che stanno uscendo in queste ore sono un pochino più preoccupanti, soprattutto per i fan di Dolph Ziggler oppure per i sostenitori come me di Dolph Ziggler. Cosa sta succedendo in queste ore? Sembra che la gente si sia accorto soltanto ora che Dolph Ziggler terrà il suo show, perché non so se tutti lo sappiate, ma Ziggler piace essere in teatro, no? Lui si è proclamato attore comico e probabilmente gli riesce anche bene, perché si è avuto diverse tappe, si è riuscito a organizzare diverse tappe per questo tour comedy. Penso che effettivamente sia un bravissimo attore comico, lasciando questo. E il problema di tutto questo è che lui terrà una data di questo teatro proprio il giorno della Royal Rumble, e da qui secondo me sono nati questi rumors, soprattutto in queste ore. Soprattutto penso dall'annuncio di Vince McMahon, che ha detto che a Raw prossimo ci sarà Dolph Ziggler contro Seth Rollins, contro Drew McIntyre, contro il suo ex partner in uno steel cage match. Per qualcuno questo sarà l'ultimo match di Dolph Ziggler, neanche annunciato per la Royal Rumble. Questo secondo me significa davvero poco, perché sono diversi atleti che non sono stati annunciati per quel pay per view. Però l'assenza di Ziggler suona molto, perché come vi dicevo lui terrà questo show comedy proprio la stessa data della Royal Rumble, e non potendo usare il teletrasporto, non essendo poi una cosa registrata, difficilmente potrà apparire nella rissa reale. Andiamo a leggerci però un po' la notizia, perché secondo me va commentata step by step. C'è qualcosa di vero, c'è qualcosa di falso, essendo un rumor, ragazzi, è normalissimo. Io ora vi dico ulteriormente la mia, vi ho già analizzato un po' la questione. Partiamo subito, questo è il mio telefono, la telecamera stavolta sta lì, quindi posso stare bello tranquillo. Dolph qui mi mette un po' in soggezione, ma va bene così. Secondo gli ultimi rumors, il match previsto per la settimana prossima contro Drew McIntyre in uno steel cage potrebbe essere l'ultimo per lo show off, quello che vi avevo detto. Non è la prima volta che viene rumoreggiato il suo addio dalla compagnia di Stanford, ma questa volta potrebbe accadere davvero. Potrebbe accadere davvero, non sono d'accordissimo. Però finiamo di leggere la notizia. Il contratto di Dolph infatti sta per scadere, inoltre non è neanche pubblicizzato per il prossimo pay per view, la Royal Rumble, la rissa reale. E qua possiamo già capire qualcosina. Allo stesso tempo invece è stato pubblicizzato per un evento comedy che guarda caso allo stesso giorno della Rumble, ovvero il 27 gennaio, quello che vi ho ampiamente detto. La notizia la possiamo chiudere. E c'è da dire però che ci sono diverse cazzate in queste notizie. Quali sono queste cazzate? Dolph Ziggler non ha il contratto a scadenza con la WWE. Dolph Ziggler ha un contratto a gettoni con la WWE, viene pagato mensilmente per le sue apparizioni. Sono pochi i wrestler che hanno questi vantaggi. Dolph Ziggler lo ha, anche perché è in WWE da diverso tempo, da diversi anni, quindi si è potuto permettere di avere questo tipo di contratto. Quindi secondo me Dolph Ziggler potrebbe davvero saltare la lista reale, ma che lui non faccia una rotta WrestleMania io ci credo davvero poco. Saltare la Royal Rumble potrebbe essere importante, sì, alla fine uno dei 4 review più interessanti della WWE, però potrebbe dire poco o nulla, nel senso, Dolph Ziggler a Royal Rumble cosa potrebbe fare? Potrebbe eliminare McIntyre. Ok, poi tanto si sa che la rissa reale non la vai a vincere lui. E match di cartello per Ziggler non ce ne sono, meno qui. Cioè, nel senso, Dean Ambrose difficilmente potrà sfidare questo Ziggler alla rissa reale. Ziggler difficilmente potrà andare a battere Brock Lesnar al posto di Braun Strowman.
Quindi ci sta, io penso che la non apparizione a Royal Rumble sia una cosa concordata con la WWE. Che lui sia vicino a lasciare per sempre la federazione di Vince McMahon, di Triple H, Stephanie McMahon, di Shane, tutti questi, io non ci credo, perché Dolph Ziggler è un talento cristallino, Dolph Ziggler non è manco stupido, la WWE gli offre davvero tanto, gli ha dato anche questa possibilità del contratto a gettoni, dove lui viene pagato mensilmente, se la comanda un po' Dolph Ziggler, per poi avere secondo me un ruolo finalmente abbastanza importante nello show rosso, può permettersi, vi ripeto, di saltare la Royal Rumble dove per lui a livello narrativo non c'è nulla. Cioè ragazzi, che può fare? Vi ho detto, potrebbe eliminare Drew McIntyre, ma addirittura lo scozzese è uno dei possibili vincitori della rissa reale. Mi sembra strano che viene eliminato da Dolph Ziggler. Sarei contento da una parte essendo suo sostenitore, ma non credo che questo potrebbe accadere. Giustamente pure Ziggler penso che abbia pensato questo. Infatti parteciperà a questo evento comedy che lui stesso ha pubblicizzato. Quindi ragazzi, secondo me è quasi certo, non ufficiale, che Dolph Ziggler non sarà alla Royal Rumble. Probabilmente a Raw vedremo un segmento distruttivo da parte di McIntyre che imporrà a Dolph di non partecipare alla rissa reale, ma nulla di più. Secondo me la versione di Miro è questa, un po' il Believe in Miro, me la voglio giocare così. Ziggler salterà la rissa reale, forse proprio per colpa di McIntyre salterà però sicuramente la Royal Rumble. Adesso fatemi sapere la vostra con un bel commentozzo. Ziggler, secondo voi lascerà davvero la WWE oppure salterà veramente la rissa reale? Fatemelo sapere con un bel commento, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da me è tutto, eppure da Adolf, too sweet!